Sandro Santanafessa, presidente dei pubblici esercenti dei Confcommercio, grazie e benvenuto su Ops TV. Solo un paio di giorni fa un suo collega, l'ultimo di una lunga lista, Fabio Testaguzza del Barmatis, ha subito un furto con spaccata. In che clima lavorate? Allora, il clima è un clima che è molto strano, molto particolare, un clima di terrore. Questa volta purtroppo è toccato a Fabio e noi tutti possiamo essere eventualmente prossimi a furti. Mi dispiace per Fabio, che lo conosco tanti anni, è un carissimo amico, una persona, un professionista del lavoro, che purtroppo grazie a questa situazione di degrado assoluto, anche lui è stato vittima di questa situazione. Purtroppo dobbiamo renderci conto che Porto San Giorgio è una situazione veramente drammatica, brutta, sembra quasi da grande città. Stiamo a numeri veramente molto alti. Quasi una volta a settimana ci sono furti nei locali, qualsiasi tipo di locali, tant'è che purtroppo noi commercianti, soprattutto nelle zone centrali e anche come Fabio purtroppo nella zona sud, ci siamo ridotti a fare le pulizie a saracinesca abbassate. Abbiamo paura e terrore che in qualsiasi momento arrivi qualcuno Una e ci sorta di fosse coprifuoco il commerciale. coprifuoco, come se all'esterno ci fosse la guerriglia urbana, che invece apparentemente è tutto tranquillo, ma sottolineo apparentemente, perché siamo controllati a vista da persone che aspettano il momento opportuno per farci sé. Noi come Confcommercio abbiamo chiesto anche al sindaco, il quale si è impegnato a chiedere una maggiore frequenza delle forze dell'ordine, non so se rivolgere questa parola anche al nostro commissariato di polizia. Purtroppo abbiamo paura, non solo noi come commercianti, ma anche le abitazioni di Porto San Giorgio sono sempre investite da ondate di furti da nord a sud, dai primi piani, ai secondi piani. Ormai viviamo un clima veramente molto particolare e soprattutto molto brutto. Questo clima di terrore che lei descrive, quanto incide sulla volontà di rilanciare, commercialmente, quindi turisticamente, la costa fermana, oltre Certo, più non ci che Porto dimentichiamo che Santo Giorgio? Porto San Giorgio è un paese turistico, quindi queste scorribande che ci sono notturne, queste situazioni non fanno bene di sicuro al nostro turismo. Noi ce la mettiamo tutta, ma d'altro canto abbiamo questi numeri che sono diventati la grossa città, cioè furti, diciamo una volta a settimana in un paese così piccolo, sono numeri molto molto alti. Questo di sicuro non fa bene al nostro turismo e al nostro commercio. Cerchiamo adesso, vediamo. Stiamo cercando la situazione di come lavorare, di come rilanciare, ma di sicuro se i numeri si alzano di queste rapine sia in pieno giorno che in piena notte, di sicuro faremo molta difficoltà per riportare il turista a Porto San Giorgio. Sandro Santanafessa, grazie e in bocca al lupo. Grazie a voi. Giorgio Fedeli, Ops TV.